Jane Alexander è riuscita a segnare una svolta nel suo rapporto con Elia Fongaro ieri sera. Al Grande Fratello VIP si è andati incontro al fatto che l'attrice si è avvicinata molto al bell'ex velino e per questo ha messo da parte, sembra ormai in modo definitivo, Gianmarco Amicarelli. Lei stessa rivela che tra loro le cose non andavano a gonfie vele e che spesso e volentieri i due evitavano di parlare per non litigare, soprattutto quando l'argomento erano legati a questioni di coppia. Ieri sera tutto è cambiato perché l'attrice ha detto la sua e lui è stato costretto ad ascoltare, compreso il fatto che lei ed Elia sono davvero molto affiatati e vicini e lei questo non lo nasconde, anche se ammette di essere confusa. Cosa succederà nella casa adesso? Enrico Silvestrin conferma che lui è disperato e piange per lei, ma sarà vero? Lei ha qualche dubbio al riguardo. Cosa succederà a Jane Alexander? Messa di fronte alla possibilità di parlare con il suo fidanzato Gianmarco Amicarelli o raggiungere il suo attuale flirt Elia Fongaro, Jane Alexander ha scelto di dare il via al confronto telefonico, ma quello che sarebbe dovuto essere un botta e risposta chiarificatore sembra aver contribuito a scrivere la parola fine sulla loro relazione. L'attrice ha infatti accusato il suo ex di aver troppo spesso evitato il dibattito su questioni di fondamentale importanza, sottolineando, anche se in maniera implicita, che il loro rapporto, oggi sotto gli occhi di tutti, era già profondamente in crisi poco prima del suo ingresso al GF VIP. Elia Fongaro, dopo aver ascoltato il loro botta e risposta, ha atteso il verdetto del pubblico, che di fatto ha salvato Jane Alexander. Poi, su richiesta della conduttrice, si è recato nella Mystery Room, dove ha potuto riabbracciare la sua nuova amica. La telefonata di Gianmarco Amicarelli segnerà una svolta nella loro love story? Gianmarco Amicarelli in studio? Jane Alexander potrebbe essere protagonista della serata del Grande Fratello VIP, non solo perché in nomination rischia l'eliminazione. Sono passati appena 3 giorni dalla puntata di lunedì scorso, ma la donna sembra essere ancora in difficoltà di fronte alla presenza di Elia Fongaro. I due sono stati molto a contatto dentro la casa, dimostrando di avere uno splendido rapporto di amicizia pronto ad andare al di là superando i confini del consentito. Questo perché va ricordato che la donna ha un fidanzato fuori, che nell'ultima settimana le ha chiesto di sposarlo urlando da fuori della casa più famosa della televisione. Attenzione però, perché nelle ultime ore si è sparsa la voce della possibilità di vedere all'interno dello studio di Canale 5, al fianco di Ilary Blasi, proprio il compagno di Jane, cioè Gianmarco Amicarelli. La serata sta per iniziare e la Alexander sa bene che stasera dovrà dare delle spiegazioni, chissà che il confronto con Gianmarco possa essere molto più precoce di quanto da lei previsto. Ha perso la bussola. Jane Alexander sembra ormai aver perso la bussola. L'attrice ha voluto mettere da parte le presunte dichiarazioni d'amore e la proposta di matrimonio fatte dal compagno che la aspetta fuori dalla casa, a favore di Elia Fongaro. I due si sono avvicinati molto e questa notte le loro coccole sono state davvero lunghe e sempre più intime, questo significa che per lei è davvero arrivato il momento di voltare pagina? Tra le mille cose che l'attrice ha rivelato e detto in questi giorni sembra proprio che, tra le righe, abbia fatto intendere che con il compagno, con il quale convive da 5 mesi, c'era qualcosa che non andava, qualcosa che ancora non ha voluto e potuto raccontare. Forse il loro legame è macchiato da qualcosa e quello l'ha spinta a lanciarsi in questa sorta di relazione nella casa? Lo scopriremo stasera se davvero sarà messa con le spalle al muro.
un letto per due. L'apostrofo interesse di Jane Alexander per Elia Fongaro non è più un segreto. I due concorrenti del Grande Fratello VIP sono sempre più vicini e sempre più intimi. L'attrice e l'ex velino di Striscia la Notizia hanno trascorso momenti di assoluta intimità e ieri sera, accoccolati nello stesso letto, si sono avvicinati sempre di più. Mani intrecciate e baci sul collo. I due concorrenti della casa del Grande Fratello VIP si sono abbandonati a gesti di affetto e pare che il bacio sia sempre più vicino. Jane, però, ha un uomo che l'attende a casa e che, la scorsa settimana, le ha chiesto di sposarlo. Non essendo, però, convinta della sua relazione, ha rivelato che tenterà di cercare le risposte ai suoi dubbi proprio all'interno della casa. Punto innamorata? Gli ultimi giorni al GF VIP 3 sono stati devastanti per Jane Alexander, molto di più di quanto ci si sarebbe aspettati. I dubbi dei fan e degli autori alla fine si sono rivelati corretti. Ciò che prova per Elia Fongaro va al di là di un semplice conforto fra concorrenti che lottano per rimanere a galla nella stessa casa. L'ultima puntata è servita quindi all'attrice per fare un punto della situazione ed ammettere in primis con se stessa di essere già andata oltre con il cuore. Circondata dai concorrenti più giovani, Jane ha ammesso con grande preoccupazione di non considerarsi solo un'amica per il modello. Le piace anche tanto. Per questo non sa più se è innamorata della persona che la attende a casa. Problemi in realtà mai emersi in precedenza, ma di cui evidentemente non sappiamo nulla. In diretta l'attrice ha rivelato che ci sono delle cose da sistemare nella sua relazione con Gianmarco Amicarelli, soprattutto per quanto riguarda certi argomenti ancora rimasti aperti. Da casa si vedono gli sguardi, ha risposto con prontezza a chi le ha fatto notare che in realtà non ha fatto nulla di che con Elia e che si è limitata ad esternare una forte simpatia. Il rapporto con Elia Fongaro. Jane Alexander è innamorata di Elia Fongaro? La domanda più quotata in queste ultime ore di GF VIP 2018 colpisce non solo il pubblico, ma anche i diretti interessati e persino gli altri concorrenti. Subito dopo le lacrime a dirotto dell'artista, il gruppo si è stretto infatti attorno a lei per aiutarla a capire che cosa stia succedendo davvero con il modello. La preoccupazione maggiore per Jane è infatti che il fidanzato le abbia chiesto di sposarla solo perché colto dalla paura improvvisa di perderla, magari dopo aver notato alcuni sguardi. Anche per questo ha deciso di non rispondere alla sua proposta di matrimonio, ripromettendosi di chiarire tutto una volta ritornata a casa. Una piccola parte dei telespettatori però guarda con sospetto le ultime evoluzioni di Jane. Fino a che punto l'attrice sta mostrando la vera se stessa? Le sue capacità nella recitazione e la possibile eliminazione potrebbero averla spinta a cogliere al balzo un'opportunità di rimanere in gioco. Uscirà dalla casa? Il Grande Fratello VIP 2018 non è riuscito per ora a dare a Jane Alexander quella visibilità che lei avrebbe voluto. L'attrice infatti è ancora in bilico nell'indice di gradimento dei telespettatori, che sui social spesso hanno puntato il dito contro di lei e la sua pesantezza. Troppa diplomazia che in realtà sembra nascondere un animo avvelenato che forse non vuole far emergere. Jane sembra essersi lasciata andare grazie alla vicinanza di Elia Fongaro ed è sotto agli occhi di tutti che il suo sorriso improvvisamente si trasformi di fronte al modello.
le stesse concorrenti donne del programma hanno iniziato ad ipotizzare che ciò che li unisce vada al di là di una semplice conoscenza. Potremmo tuttavia non scoprirlo mai, visto che Jane se la vedrà direttamente con la marchesa al televoto e con lo stesso Elia. Anche se il pubblico ha già condannato in precedenza Daniela Del Secco, Jane potrebbe non riuscire a superare questo scontro acceso. L'interesse emerso per la prima non è paragonabile infatti a quello che per ora è collegato con la quotidianità dell'attrice. Forse è per questo che Jane ha deciso di giocarsi la carta della presunta love story? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.